Riso Buono nasce ben 10 anni fa da un'avventura. Io mi occupavo di immobiliare, nonché sono laureata in economia e commercio, quindi per me la campagna c'era poco nella mia vita prima. Mio suocero Luigi mi aveva chiesto di venire a vedere questa campagna abbandonata ormai da anni. Quando sono arrivata cadevano i tetti, le finestre cadevano, non c'erano le fogne. Poi sono tornata su a vedere un po' di metterla in sicurezza quantomeno. E alla fine, vedendo i paesaggi del mare a quadretti, quello che si chiama la risaia, il mare a quadretti, allagata, mi sono innamorata piano piano. Sono venuta su, ho cominciato a piantare carnaroli e artemine, le due varietà che facciamo anche oggi, e così è andata avanti per 10 anni. Noi abbiamo in totale circa di proprietà 200 ettari. Vengono fatte le rotazioni perché noi crediamo nelle rotazioni e nella sostenibilità della terra. Vuol dire concimare al letame, vuol dire avere un'agricoltura sana e sostenibile ed è quello che noi praticamente cerchiamo di dire al nostro consumatore finale. Il seme è certificato ed è vero seme di carnaroli. Vuol dire che tu puoi mettere la dicitura classico. È un chicco super selezionato. Noi mettiamo sia il carnaroli che l'artemide e poi mettiamo un'altra varietà che pulisce i campi, così non abbiamo bisogno di mettere diserbi. Sacrifichi una parte di ettari e l'altra parte fai riso. Questo è importante perché anche quella varietà che comunque va all'ammasso aiuta a tenere pulita la campagna. Mandiamo dentro le mondine che sono fondamentali per noi perché estirpano ancora a mano per circa 2 mesi tutti gli infestanti. Poi arriva qua in azienda e in azienda viene essiccato nel nostro essiccatoio e stoccato per un anno. Il riso invecchiato un anno fissa l'amido dentro il cricco e nella mantecatura lo rilascia in modo naturale. Tutta la parte di risi, di chicchi di riso rotti, quelli che noi chiamiamo in gergo le rotture, non le buttiamo ma le riutilizziamo. Abbiamo preso questo mulinetto che con la pilatura a pietra piano piano frantuma la rottura di riso e la fa diventare farina. Il riso viene confezionato nella nostra azienda con dei vasi di vetro. Ho scelto il vaso di vetro perché era neutro, non faceva assorbire niente alla mia materia prima e in più era riciclabile. Noi stiamo cercando di arrivare a dei vasi di vetro completamente plastic free. Noi distribuiamo Riso Buono principalmente agli chef, quindi nei ristoranti, e a gastronomie di nicchia. La tradizione è una parte molto molto importante sulla nostra produzione, però anche l'innovazione fa tanto. Tutta la parte tecnologica viene fatta oggi sia con i droni, sia con questi trattori che addirittura ti dicono nella tua particella, nel tuo ettaro, quanto concime stai dando e in che percentuale. Questo si chiama precision farming. Qui nella zona di Novara sono stata la prima che ha fatto vero seme di carnaroli. Dopo che hanno visto, secondo me, che una romana è riuscita a fare il riso buono, alla fine tanti piccoli produttori hanno anche loro impacchettato. Questo è bene per il territorio, perché più si fa una cultura del riso e meglio è, perché mangerà delle cose sane nel suo piatto. Il giardino segreto è la mia parte preferita dell'azienda, perché vedo gli animali liberi, abbiamo delle piante antiche bellissime, ho i miei alberi da frutta, un piccolo orto. Io quando guardo la distesa dei campi, per me è quello che sto facendo. È un posto bellissimo, pieno di storia, però in realtà è proprio la terra quella che mi ha affascinato.